Centinaia di bambini in piazza per dire no alla camorra. È la marcia della legalità, quella che si è svolta questa mattina a Terzigno. Accompagnati dai loro insegnanti, i piccoli studenti vesuviani si sono radunati all'esterno dell'Istituto Comprensivo Giusti e da qui, in corteo, tra slogan, cartelloni e canzoni, si sono mossi fino a raggiungere Piazza Municipio, dove ad attenderli c'era il sindaco Francesco Ranieri. È un momento di gioia, però dobbiamo vedere tutto quello che c'è dietro questo momento. Ci sono i percorsi seri, fatti nelle aule, fatti di giornate vissute all'insegna di valori che noi vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi, alle nuove generazioni. Per costruire un futuro di pace, un futuro migliore, abbiamo bisogno, siamo assetati di legalità. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione di Libera, l'associazione fondata da Don Ciotti, da anni impegnata nell'affermazione dei valori dell'anticamorra. La legalità sta correndo il rischio di diventare una parola vuota. Noi dobbiamo dare a questa parola forma e sostanza, e quindi i bambini rivendicano la possibilità di un futuro all'interno di questi territori liberati dal tumore delle mafie e della corruzione. Le donne rivendicano rispetto e serenità nella loro vita rispetto a questa ondata di violenza che veramente sta facendo tanti lutti. La città rivendica trasparenza ed impegno affinché si possano costruire una città capace di accogliere tutti.